vita con un nuovo video. Non so se la prima cosa che noterete è il mio nuovo colore di capelli. L'ho fatto proprio ieri sera e boh, voglio di cambiare un po'. Spero che vi piaccia, fatemelo sapere. Poi comunque magari un giorno dove ho una luce migliore vi farò vedere meglio tutti quanti i riflessi, perché comunque hanno dei bellissimi riflessi. E oggi voglio parlarvi della puntata passata di Uomini e Donne, dove c'è stata la scelta di Amedeo. Devo dire, ve l'avevo detto anche negli scorsi video, che Amedeo per me era una persona un po' inutile, perché comunque il suo trono non mi ha trasmesso chissà che, e non ho trovato nessuna delle ragazze particolarmente interessata, ma devo dire, sono sincera, mi sono ricredute, tanto perché la scelta mi è piaciuta tantissimo. E alla fine ho visto anche Alessia, che non mi piaceva tanto, insomma, molto interessata, molto carina. Comunque iniziamo dicendo che lui è fatto sedere con la sua classica seduta della scelta ogni ragazza. Io delle prime due non ricordo nemmeno il nome, cioè figuratevi quanto le considero. E appunto ha detto, tra l'altro la prima era straconvinta di essere scelta, vabbè. E ha detto insomma che era stato un bel percorso, ma loro non erano la scelta. Poi è stato il momento di Alessandra, che mi è dispiaciuto molto per lei. E tra l'altro mi ha fatto sorridere il fatto che c'era comunque rimasta male. Lui si è avvicinato per darle un bacetto, come per dire ok, può andare via. E lei tipo, ah, ma allora sono io? No, non sei tu. E tipo, lui però mi ha fatto anche un pochino tenerezza, dico la verità. E niente, poi hanno fatto risiedere Amedeo e hanno fatto vedere un filmato della scorsa puntata, dove dopo appunto la fine della puntata Alessia era tipo disperata per il fatto che lui l'aveva eliminata. Più che tutto, secondo me, il modo in cui l'aveva eliminata, perché lui era stato veramente, cioè lui è stato uno stronzo secondo me. E il modo, boh, lei si era una un po' con le palle, che magari gli interessava anche meno di lui, era da dirgli di no secondo me, cioè proprio per principio, proprio perché tu mi hai trattato come una merda. Però a parte questo, lui a quel punto è uscito dallo studio, hanno fatto entrare Alessia, a cui hanno fatto vedere un filmato con il sottofondo la canzone del volo. Avevano delle loro immagini e delle frasi che lui le aveva dedicate. A un certo punto entra Amedeo, si abbracciano e si baciano, bellissima, devo dire, una scelta davvero bella, anche perché comunque è una scelta diversa dalle solite, quindi da quelle a cui siamo abituati a vedere, dove c'è quasi subito comunque la persona che non viene scelta e poi c'è quella che viene scelta, i pedali, bla bla bla. Invece devo dire che così è stata molto molto carina e lui l'ho visto davvero molto emozionato. Sono stata contenta, vi ripeto, da che non mi piaceva il suo trono, non mi aveva trasmesso niente della scelta, sono stata molto contenta e mi ha trasmesso molte emozioni, sono appunto davvero sincera. Quando mi ricredo su una persona lo dico. Per quanto riguarda Valentina, si sta facendo mille cose mentali su Andrea. Sta cercando, secondo me, come ha detto lui, l'ago nel pagliaio, perché comunque non ho capito, si attacca a cose che per me non hanno davvero senso, quando lui secondo me è l'unico davvero interessato, cioè magari pure già lui è interessato, però vi ho detto, a me lui proprio non piace e dubito che su di lui mi ricrederò. Ho il dubbio su questa cosa. L'esterna di Gianluca, una sceneggiata. E c'era anche carina, ha organizzato una sorta di flash mob con delle scritte delle persone che intorno danzavano, carino, ma vi ho detto a me lui proprio zero. Mentre Andrea ha fatto come esterno, diciamo, un tipico venerdì sera che potevano vivere anche al di fuori da uomini e donne, ovvero erano andati in un locale e devo dire che loro insieme mi piacciono tantissimo. A me Valentina non piace molto proprio come, sia come persona esteticamente, perché trovo che ci siano state tronisse molto molto più belle. E poi ha quella voce che dopo 2 minuti che parla a me urta il sistema nervoso. Quindi secondo me Andrea per lei è anche troppo, però quando vedo l'esterna comunque li vedo molto molto carini insieme, quindi sarei super super contenta se lo scegliesse. Per quanto riguarda Fabio, io non ho capito perché lui si è anche mezzo arrabbiato con Silvia per il fatto che lei comunque se l'era presa, perché la volta scorsa, se vi va, vi lascio anche qui nella scheda il video scorso su Uomini e Donne, dove commento la puntata appunto passata.
E si è praticamente lamentato che Silvia c'era rimasta male perché subito dopo la loro esterna lui era corso in albergo da Nicole. Ma io dico, apprezzala questa cosa, perché vuol dire che se c'è rimasta male vuol dire che ci tiene realmente a te. E poi io mi chiedo chi è che non ci sarebbe rimasta male. Facciamo un'esterna bellissima insieme, baci appassionati su e giù, eh. E poi che fai? Corri da lei. Lei poi c'ha quella faccia, Nicola, e ve lo giuro, io non so Silvia come fai, mi sarei già alzata e avrei fatto pizze. È proprio un'antipatia a pelle. Poi magari sicuramente la ragazza più brava e buona del mondo, però è un'antipatia a pelle. Quando parla mi urta proprio, io l'avrei davvero presa a pizze probabilmente. Io tanto sono sicura che Fabio sceglierà comunque Nicole, mi dispiace tantissimo. E non so nemmeno se pensare, cioè se credere o no a tutta la storia che era uscita, che loro erano già mezzi d'accordo. Non so davvero cosa dirvi su questo, perché diciamo che non voglio crederci, ecco, perché voglio credere anche come posso dirvi, alla verità del programma, alla realtà del programma, ecco. E però vi ripeto, io spero davvero che scelga Silvia. Fatemi sapere se vi è piaciuta la scelta di Amedeo, vi ripeto, a me è piaciuta davvero tantissimo. Lasciatemi un pollice in su se vi è piaciuto questo video, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!